il professore Agostini non ha mai citato il termine, che ormai sta diventando un po' nel modo vero, Gino, quello della smart city, lo smart people, lo smart company. No, bisogna oggi investire molto nei cervelli, bisogna investire l'uomo al centro, investire sul cervello delle persone, aziende, ma se poi ci mettiamo dentro un software scadente, le persone non capaci, le distruggiamo. Caso estremo è quello che noi viviamo tutti i giorni con imbarazzo, quello di Pompei, che è la più grande infrastruttura archeologica del mondo, che non riusciamo a far fruttare come qualsiasi altro popolo riuscirebbe a fare. La mostra fotografica di Pompei a New York rende più di quanto renda Pompei a Napoli. È un imbarazzo estremo, perché se ne facessimo i soldi sul proprietario, ma sono le fotografie del genere. Sono cose di quanto le racconti sembrano incredibili, accade questo. Quindi dobbiamo investire molto sulle persone, si parla ovviamente di necessità di investire in ricerca, innovazione, però sono parole grigie, sappiamo che si sono molto nei clienti di dibattito, ma poi alla fine bisogna capire che cosa effettivamente bisogna fare. Allora, al di là degli slogan, al di là di quello che ci diciamo bene, al di là di questa moda adesso, la smart, nessuno deve essere smart, perché la cosa giusta è che al di là anche dei bandi, dei soldi che sono stati appostati, ma noi dobbiamo scegliere che cosa dobbiamo realmente fare, per fare in modo che i giovani a cui si riferiva il professore Agostini restino in questo nostro mezzogiorno per dare il loro apporto, che cosa dobbiamo fare, visto che abbiamo fatto tante esperienze, fatto quella del politico, fatto quella del ministro, adesso quella del presidente del CNR, quindi è avuto modo di vedere la realtà della nostra governance un po' con tutti gli aspetti. E forse smart non è proprio la parola ideale, smart in inglese significa furbo, e non significa intelligente, come noi invece noi vorremmo che si fosse. Io veramente credo che noi dobbiamo renderci conto che il sistema cambia e che noi non abbiamo quello che manca l'Italia, è un modello che sicuramente le infrastrutture non sono quelle del punto centrale, ma nel 45, nei primi anni dopo guerra, quella forse era un modo importante per mettere insieme tutto il paese. E lì c'era un modello, c'era una visione di unità, e unità anche dal punto di vista, diciamo, di strada, per strada, il treno, il ferrovie. Ma oggi manca il modello di sviluppo. Dobbiamo renderci conto che la prima cosa che noi dovremmo fare, e avremmo già dovuto fare, cambiare totalmente il tessuto produttivo. Sono molto, molto d'accordo con Mario Muschietti, che l'impresa è il punto centrale di tutto il nostro problema. Ma il sistema è cambiato, noi ancora molte imprese ancora lavorano per ridurre i costi, cercano in qualche modo di produrre a costo più basso, giocando con personale non diciamo trasparente, ma che lavorando in modo non nelle regole. Ma il problema nostro è che noi questo settore non li possiamo più, non ce li possiamo più permettere, non sono questi la competizione. Il tessuto produttivo italiano deve cambiare sostanzialmente e, diciamo, mettere al centro dello sviluppo e della competitività proprio la conoscenza, la qualità, l'innovazione. Il problema è che questo è un problema grande, principale, di cui nessuno parla, e il Mezzogiorno ne subisce un danno maggiore perché non ha una infrastruttura molto grossa, non ha aziende di dimensione tali per cui il loro cambiamento lo vivono in un mondo globale. Noi ci troviamo a vivere in un territorio in cui purtroppo non è mai stato sviluppato un modello di cambiamento che tenesse conto del fatto che siamo entrati in un mercato globale. L'arrivo di internet, dei sistemi informatici avanzati, di questa nuova tecnologia ha cambiato sostanzialmente il modo di essere per la nostra vita personale e lo ha cambiato ancora di più per il sistema economico e il sistema industriale. Purtroppo questa cosa non l'abbiamo mai affrontata seriamente, non sappiamo che cosa sarà il Mezzogiorno fra 10 anni. Io credo che nessuno in questo periodo si è posto che sarà l'Italia. E il problema è proprio questo, noi se ne vogliamo tutti lavorare per cambiare quello che c'è adesso, per cercare di evitare dal mezzogiorno a sera a mezzanotte, abbiamo bisogno di crearci un modello e poi su quel modello, su quella visione, in inglese questa la chiamano vision,
nell'accezione non divisionaria, ma di qualcuno che ha nella sua mente quello che succederà dopo, e io credo che forse allora tutti insieme potremmo fare qualcosa. E subito c'è un punto di forza, che tutti considerano un punto di criticità, e questi sono i giovani. In un paese moderno, in un paese che compete sulla qualità, sulla capacità di innovare, sulla capacità di cambiare la struttura dell'impresa, e sono i giovani che giocano un ruolo importante. Ma qualsiasi parla di giovani, si parla solamente del problema che teniamo il 25%, il 40%, il 30% di giovani disoccupati. Nessuno pensa come noi possiamo cambiare il sistema della produzione, cambiare il sistema, diciamo, generale di vita di questo territorio, puntando su questa forza che sono i giovani. In passato le miniere rappresentavano un elemento essenziale per l'impresa, e la miniera, i paesi più ricchi di materie prime diventavano i più ricchi e più competitivi del mondo perché utilizzavano la presenza della materia prima. Ma oggi, in un periodo di smart tutto, ma qual è la materia prima? E questo purtroppo però non c'è nessuna possibilità. Parliamo dei giovani, parliamo di innovazione, parliamo di lavoro, ma se qualcuno mi fa vedere che cosa stiamo facendo per questo, io che diciamo lavoro, sono nella mia attività, vivo più nell'innovazione, io vi devo dire che come quello che diceva prima Mimmo sul Mezzogiorno, dell'innovazione parlano tutto e nessuno capisce che cosa significa innovazione. Tutti pensano che innovazione sia una cosa tale per cui uno riesce a vendere un prodotto perché lo dipinge in modo diverso, perché ha visto una cosa in Germania, allora faccio l'innovazione perché mi copio quella cosa in Germania. Innovazione è una mentalità. L'innovazione è qualcosa che va molto al di là del cercare di migliorare l'esistente. L'innovazione incrementale la riusciamo a capire, ma appena parliamo di innovazione radicale ci fermiamo tutti perché ci manca la capacità visionaria di vedere che cosa succede in un mercato quando noi introduciamo qualcosa che non c'è. Quella è la vera innovazione. L'innovazione è stata ovviamente tutto il sistema informatico, l'innovazione sono i materiali. Oggi voliamo su un aereo in plastica, nessuno aveva pensato che in un certo momento della sua vita entrava in un aereo che era fatto di plastica, più o meno rinforzato. Ma è chiaro che quella è l'innovazione, perché ti fa cambiare il modo di pensare, il modo di preparare, di lavorare, di utilizzare le persone. È un'innovazione radicale ed è al centro la conoscenza. Cioè la conoscenza è un elemento centrale, ma qua sempre la conoscenza sia così una specie di teoria all'oggetto, una cosa che dice, vabbè, studiare un po' da casa e cose niente, pure se non andato all'università, andato a scuola, non è importante, che problema è? No, fa niente che non siamo tutti quanti laureati. Ma è un errore proprio sostanziale, perché un paese che vuole competere deve essere un paese capace di sollevare il livello medio della cultura e di avviare un processo di innovazione che sia una vera innovazione radicale. E purtroppo credo che non lo capiscono, che il Mezzogiorno si trova meglio che il Nord. Se noi andiamo nel Veneto troviamo un livello culturale molto più basso e che hanno avuto delle opportunità importanti, perché avevano tanto lavoro per cui loro andavano a lavorare molto prima di andare all'università, ma ormai si delocalizzano, non ce la fanno più perché non è il costo della manodopera quello che serve per battere una concorrenza internazionale, ma è la capacità dell'innovazione, la capacità di produrre qualcosa che non esiste e la capacità di guardare al mondo in modo diverso, capendo che viviamo in un momento di transizione. Momento di transizione non significa guardare a quello che siamo, significa guardare a quello che diventeremo, ed è questo secondo me il problema centrale di tutta la nostra politica. La nostra politica vede quello che c'è e fa un'analisi di quello che c'è e cerca di fare un miglioramento di quello che c'è. Questo si chiama innovazione incrementale, perché è una cosa che sappiamo, ma nessuno affronta il problema di dire andiamo avanti al sistema, vogliamo competere. Non facciamo i followers, cioè quelli che seguono, quelli che fanno gli altri, ma facciamo i leaders. Dobbiamo essere più coraggiosi e lo dobbiamo essere quando siamo in crisi. In altri paesi, vedi la Germania, che poi diciamo in qualche modo ci controlla con tanta attenzione, paesi come la Germania investono quest'anno il 3%
del loro prodotto interno lordo, indice e innovazione. Noi, se siamo leggermente saliti, perché diminuite il PIL, quindi in qualche modo il rapporto sembra che è cresciuto, ma non è cresciuto l'investimento in ricerca e innovazione. Questo secondo me è il punto centrale. Dobbiamo capire che in un momento di crisi bisogna fare un sacrificio, facciamo tutti il sacrificio, ma la parte che non deve fare un sacrificio, che anche deve trovare un investimento, è la parte che serve a prepararci a competere nel futuro. Se mai lo facciamo, mai riusciremo ovviamente ad avere un cambiamento. Quei dati che ha detto prima all'inizio sono molto, molto tristi, quanti abbiamo speso per il Mezzogiorno? Ma abbiamo speso in hardware, abbiamo speso nel cercare di portare qui, diciamo, industrie che non erano adeguate al territorio, che non sarebbero mai state su questo territorio. E non abbiamo mai pensato di utilizzare i nostri punti di forza, per partire con una nuova tipologia di impresa, un'impresa ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di manodopera. Questo secondo me è quello che io penso dovrebbe fare la politica immediatamente, avrebbe dovuto già fare la politica e spero che lo faccia, cercando in qualche modo di portare anche il sud dell'Italia a livello del nord. Abbiamo il modello dei tedeschi che avrebbe dovuto in qualche modo dirci qualcosa. La Germania improvvisamente si è ampliata con una zona ex Germania Est dove il livello medio della vita era 20 volte più basso dell'altra. In 20 anni hanno cambiato il mondo perché hanno puntato su quello, hanno fatto crescere quello, hanno capito che puntare per far crescere il paese bisognava puntare sulla parte più debole per farla immediatamente riportare alla qualità, alla produttività della parte più ricca. E noi invece nel 1951 stavamo al 26%, oggi siamo più o meno al 26%, anzi 25% o qualcosa di simile. Questo è quello che ci fa intristire, ci preoccupa molto perché vediamo una politica incapace di volare e questo secondo me è la parte più importante per questa parte dell'Italia. Grazie.